buongiorno buonasera ragazzi benvenuti nel nuovo video dove si parla degli a sarà un video abbastanza veloce anche perché piccolo spoiler ah. gli a hanno un problema che ha analizzato nel modo più perfetto mai sentito nella storia l'ha detto prima ovvero gli a sono forti sono buoni quelli nuovi il problema è che non vi danno la possibilità di salire le skill quindi sono inutili questa è la verità Scottante sugli A, infatti, Pix l'ha portato in, uh, in uh, Jamir uh, Giganto a skin non fullate e ha fatto cagare. Come, ovviamente, per parlare di tutti questi PG ci sono ancora Sara, Dario e Pala perché stiamo registrando subito il video di ieri. Ciao ah, ragazzi, no? però non è vero, il vero motivo per cui questo video durerà poco è perché noi non leggiamo i personaggi che non usiamo, cioè la propria... <ride> nessuno l'ha mai letto né Valentine né Gigato tranne Dario che ci condurrà lui. Soprattutto questo <ride> personaggio, no Dario? <ride> lui è un caposaldo, <ride> lui è il leader degli IA Ma non lo so <ride> con lui cosa fa so se voi ci credete ancora che l'ha letto, dai, ma basta. Comunque, io vorrei <ride> far presente due cose iniziali. Degli A, soprattutto quando arriverete in Mortal 2 in su, tornano un po' utili perché per farvi un esempio, se c'è il Mega Ban che ne so, Bannano, tanto. A, g Cannon e Boh, un altro DPS straforte. Alcuni A, tipo il Frizz, tipo Shunna, misti che sembra una cagata ma invece funziona parecchio bene. Vabbè, Jun è perenne, è sacra, e sacrale paradossalmente se c'è un ban di Hypnos anche Raimi l'ho riprovato un po' questi in giorni infatti se avete Cosmato non fa proprio schifo anzi fa dei buoni danni soprattutto se lo buildate con l'une Fabio non l'ho ancora provato perché non l'ho riparato tuttora. si è dimenticato Ichi che comunque si usa ancora. no, no volevo arrivarci. è, sì, è il Sì, sì, volevo arrivarci a Ichi perché poi ci sono dei personaggi un po' più situazionali come Tetis che viene utilizzato un pochino Ichi, Daidalos, Guilty, questi su tutti vengono ancora utilizzati. Abbastanza meno, ma per trollare o per fare partite diverse. Si è visto Kaiza, Valentine, Giganto. Io non l'ho mai visto, sinceramente. Ma io manco Valentine, non so capire Gilty, ma dire, gli ho altri. Trovato. Kaiza poco però l'ho trovato. Però, vabbè, ricordiamoci che io fino a una settimana fa ero diamante 4, diamante 5. Okay. Eh? Perché ero in ospedale. Quindi... Kaiza vabbè, perché può copiare altri pg, quindi si può stare. Va Il problema di Valentine è che è fatto per potenziare la ma quando Radamante avrà il Crotte tornerà a essere giocato non avrà bisogno di lui. E ah. quindi è un personaggio che... <ride> è inutile. Diciamoci le <ride> cose come stanno. È inutile. Cioè, eh, sì. è, è tipo il sostituto del, della panchina, cioè neanche in panchina, è proprio dall'altra parte. Lui è. ha problemi purtroppo, mi dispiace dirlo, lui ha problemi. Non, non lo si può analizzare granché più che altro perché è veramente inutile. <ride> Manco il via. settimo... Guarda, c'è una missione che ti fa fare i settimi sensi, per favore ah. glielo puoi dare a sto poraccio. Yeah. Mamma mia. Oh. Ok. Grazie. Allora, <ride> le skill di questo robo sono un base che, di cosa carina, riduce la piccritica resistance fosse wow. stato qui 400 mi sarebbe anche interessante. No, vabbè, lui è bastato sul fatto di far fare critici al tuo team proprio appunto perché era fatto per aiutare Radamante a ad attivare le ali. è il servitore di Era il di Radamante <ride> che da solo gli ha fatto e allora aveva bisogno di lui. Uh, a livello di danni non è manco male però sinceramente... Di buffer non fa granché quindi, comunque, beh, era, era come invece morire per fare le due rp Sì, ma è sconsigliatissimo da tirar su. L'unico motivo per cui va tirato su sui link. Parliamoci chiaro, che poi ce l'ha con Mew, ma neanche, no, vabbè, cioè, ce l'ha no, con Mew. Eh, Mew no, e ce no con ma Mew non sono... ce l'ha con lui. Cioè, ah, il problema è quello di può vero, averlo allora con Mew, rip. ma Mew non Solo lo l'ha con cioè, è, è vero, è vero. Il Tempio al massimo, loro due, dai, quello sì. Eh, forse, quello sì, perché va nel Masei lui mi pare, no? Sì, sono ecco. tutti e due nel Masei, quindi servono. Ma ecco perché le avevo portate a 60. Ma proprio per trovargli un'utilità che non sia ripulire No, attenzione, pure Pix di... mi ha detto che in realtà il video lui lo veniva a fare, ma avremmo dovuto registrarlo di venerdì e sabato, io non posso assicurare la mia presenza ormai per cause di salute. Giganto è per un personaggio posso... che invece mi ha detto essere effettivamente simpatico, ora... Leggeremo per la prima volta le skill perché nemmeno pala le ha lette, questa è la notizia. So, base base è... Il basketball fa un... una stack of damage reduction, damage si reduction aumenta il proprio damage reduction quindi tre sì. stack le danno un 30% e di damage reduction. Tra parentesi, non è neanche male perché è un damage reduction puro, quindi è quello che um, come quello di Sirio o come quello di Ofiuco quando muore. Quindi. È un damage reduction piuttosto forte da quel punto. Però sono solo su è... di lui, giusto? Cioè. Sono su di sé, eh. su di sé. Questo invece è la banda bassa. Evoca eh. i due compagni che lo assistono. E allora cosa si inventa? Intanto da inert quindi da. Quindi questo andrebbe giocato con Equinox. Sì, eh, perché in realtà sue è stat, però. 80% so se... di p attack e fa. Un Totale del 25% de dei, su dei suoi HP e il suo attacco viene dato del 10% a stack fino a un massimale di 3, considerando che è una che stazza. già sto coso! s in HP. CC. E che cazzo, vabbè, danni non ne può fare. Però danno in base ai suoi HP massimi. Aspetta, è... aspetta. Dipende perché guarda che sono eh, le skill le due... Uno è il Lulan cube, che dovrebbe essere quello senza te. Cube, sì. Uno è cube, è quello che viene ammazzato dalle surplici di, di Capricorn e Acquario L'altro non so chi sia, sinceramente. Medusa Gate. Che, che è il Medusa Surplice. E un po' Medusa Gate... Sul, agli HP correnti però del pet non del, eh, credo del pet sì. quindi gigantor quindi il danno non è poi tanto alto perché loro hanno al massimo cosa del 50% della vita si sì. eh, no ho... tanto eh, inert non dice in realtà quanto scende Sì, si sì, c'è scritto uh, inert. Ah, no, più 45 eh, qua è l'attacco che fa 45% della vita ah si sì, è là sopra si sì, sì, è quello che ineritavano il 60% no. della vita Uh, lui si baffa la vita o recupera vita c'è cioè della roba vediamo natural Fiori sì, at the beginning of the combat wow non the battle the combat è il terzo tizio sì. earth mills protect the teammate by purifying giganto in summon and cast natural aurea on the restore the alli hp mm. qui è sbagliato perché sarà all'inizio della, della battaglia della, sì. del round non ha senso che purifica all'inizio della battaglia effettivamente e tre round, credo. Each Comunque time they have attack for 3 round, quindi sì. Questo è un po' un meccanismo alla Katia. Cioè, quando uno attacca... Però, eh, HP, sì. però del P-Attack di Giganto, te mi spieghi come fai a dare P-Attack a sto robo che c'è. Eh vabbè. Eh, cioè, scusami, ah. eh. Almeno nei link gli danno pHP, 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 pHP. ha tutti eh. i tipi di link. Eh, però, vabbè. Eh, però vabbè. Però va boh, Però cioè, con un C è un po', <ride> un po' cringe. Have the great teamwork. Each member summoned increase. Eccolo qua. Il suo HP massimo oh. è del 30%. E quando oh. un teammate muore, il suo HP viene no, recuperato del 10%. Spero che sia questo a livello 1. Vabbè, ho capito, dai. Vabbè. No, no. <ride> Dai. Oh, okay. Tanto, prima o poi nel Will of star ci finisci. quindi E infatti, increase Max hp al il 50%. Restoriali, minchia, che bonus! Si sono no, sprecati. Ogni... Quindi ne vado al 150%. Ho capito, però, no? Beh, io parlo del restore. Eh. Cioè, il restore beh, può 20 Ogni volta per... che muoiono, lo cura del 20%. È, è, è semi immortale dal punto di vista della vita. Ho capito Contando perché che la, la porta, dice... cioè, questo è fastidioso da avere contro, se ci fosse un personaggio, un G-Yoga, Golden Yoga, fatto meglio, cioè che indicizza gli attacchi su di lui un po' più facilmente, lui sarebbe anche carino, perché tiralo giù un coso così, mm. Buf, completamente messo con i cosmi più resistenti del mondo, quindi... Mm. E lui ha questo problema Cioè è un tank della madonna questo. Ma non può tauntare la gente per Esatto farla manca mettere. un taunter Perché se tu gli metti i fruit of strike Quindi le mele, le mele d'oro Gli metti cross E come rosso gli metti white mist Hai tutte le eh. resistenze del mondo Tutte le difese del mondo E non vai più giù Comunque l'altro add Quello il secondo Ox, Debuffa l'attacco degli avversari Mm. Ma come debuff perché? è tipo Blood Elf, cioè che rimane la cosa rossa perché potrebbe triggerare malamente la Raya Pandora e sì, con eh. Allora è un personaggio che se ci fosse un taunter vero e proprio, vi dirò. Per chi ha bisogno di un tank, è giocabilissimo. È un po' alla yoga, è un po' situazionale. Sì, ma richiede tutte le skill a 5 e quello è il problema. Infatti, eh. io, ragà, ve lo vorrei provare, ma con quali skill ve lo provo? Anzi, va per sport, tutti a due, eh, 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 eh. Eh, il eh, problema eh, di questi eh, A è proprio questo, cioè, no, avessero dato modo di farmarli facilmente, cioè, non c'è modo di farmarli. Per cui cioè, chi li dovrebbe usare? Cioè, che abbia da poco. Non ha modo di usarli perché non li ha schillati. Esatto, non li scherò, esatto. Mai. Cioè, il senso è proprio quello. Se avessero dato modo di skillarli questi personaggi sarebbero stati anche buoni. Lui su tutti, cioè, lui è buono. e Lui è come Raimi. Raimi finché non è uscito Hypnos Era fortissimo però per chi l'aveva potuto farmare Che anche sta roba ha bisogno delle skill a 5 mm. Quindi il problema degli A O almeno di alcuni A Perché tipo appunto Jun, Crystal Misty, Shun Ichi Sono già più usabili Perché vanno in una comp particolare Però vanno E sono full skill però Perché tipo Crystal se non avesse le skill al massimo fa cagare Beh, infatti la più forte di tutti gli A è Joom perché non ha bisogno di stare skillato Io credo anche Andromeda perché questo sì anche Andromeda infatti perché tanto questa è opzionale questa la usiamo sì, sono pochi. abbastanza opzionali quindi stili, è no? un po' un passaggio generazionale proprio di tipologia di personaggio anche sugli A ma poi questi qua hanno le loro missioni con cui pigli shard tutti i giorni quindi li fai anche loro esatto. non hanno fatto le loro missioni per le shard Ehm, è un po' particolare la situazione degli A attualmente nel gioco perché per dirvi, eh, se uno ha l'account e la GTRK facesse dei RC decenti, faccio un esempio di quelli che io spero. Yuzuriya ritorna ad essere un bel personaggio perché fa dei danni molto ingenti. Il problema è che deve essere resa un po' più giocabile nel, nel caso dei vecchi, eh, nel caso dei nuovi, ha pure eh... trovare un posto nel team. No, no, ma dico per, per chi non può fare dei team con tutti SSS. Ah, cioè, beh, ci sì, sono sì. delle possibilità. Il problema è che di questi personaggi giocabili, esempio, anche Kaiser e C. Lo giocano alcuni. Per l'amor di Dio, ha bisogno delle skill a 5. Non è che lo trovi proprio dall'oggi al domani. Cioè, io per finire di farmarlo, so mi sa che tipo, Zelos non sono ancora finito. C'è cioè, da un bel po'. Infatti. Oddio, con tutte le pulle può essere che Mo lo trovi, cioè non è che non lo trovi, però tanto è sempre il problema. C'è cioè, tanta di quella roba che trovare spazio per questa gente. No, però dico pure in account dove questa, questa gente potrebbe trovare spazio diventa complicato perché devi trovarci. Le però e, quelli ma che lo... dovrebbero usarli non ce la fanno skillarli. In esatto, sì, e quando l'avranno avranno skillati, avranno già altri personaggi da usare, ma te lo usi in sacred, c'è cioè apposta. Sì, vabbè, per l'amor di Dio. Però è una mossa effettivamente. Visto che molti ci avete chiesto i video su questi personaggi, abbastanza illogica per quanto mi riguarda. No, no, è inutile. In sacre tanto qual degli essi l'avrete perché no... magari non li avete. No, no, spillate. io dico quello della GT Arcade è illogica. Perché effettivamente. Non hanno senso. Non so se è colpa. Magari in Cina le, le shard di questi venivano date più facilmente. E eh, però noi non hanno messo degli eventi per cui si potevano farmare. Non saprei. Tipo Pala però... oggi ha detto: Fa facciamo vedere anche il nuovo B. Non ce l'ho il nuovo B, Ma... eh, non ce l'ho. Eh, che eh, devo fare? Non... L'avrai consumata. Poveretta. No, non l'ho pullata no, Non ho pullata non ha pullato. Uscito, se non esatto. pullava sta settimana. Che passata. Vabbè, poi, vai, vai nel, nel manuale nella guida dove ci sono tutti i personaggi codex codex, codex, codex. dove sei dove sei dove guarda dove che a molti si scopre ecco. che no no, no non non ce l'ho detto eh? cioè pure questo personaggio 70% di possibilità che ti ridà un extra energy carina mi serve a 5 questa è un attacco che okay. va bene è un moltiplicatore distrugge... no ma questo distrugge i muri l'unica utilità di questo personaggio è il fatto che distrugge i muri anche... Perché il suo, il suo attacco distrugge i muri in automatico. Però non è un personaggio che vi porterete mai dietro. Anche l'Extra Energy no. non è male, eh. però è bassa la percentuale, 70%. O oh, comunque non sei più la Wendy una volta, eh. no? No, ormai mi sono rotto <ride> le palle pure io. Cioè, di pullare a cavolo nei banner vuoti, non so voglia. Mm, questo, per, questo video, ragazzi, per dirvi, non è che noi non vogliamo portarvi le cose, è che. Anche se noi volevamo portare, bisogna un attimino regolarsi su quello che è davvero utile. Tipo, se noi facciamo i video giganto, poi la gente rischia che si hypa. e cerca giganto. Tipo, spreca le commons, spreca le AS s. O per chi? Perché conosco qualche folla e ci spreca i tomi. Eh, no non ha senso ah, non è che arrivate a questo punto spreca le combo nel relativo cioè pullatevele perché tanto che state no, aspettando. le combo fatele pure ma le sì, combo non le preparate una... esatto. come trovare un S nelle normali esatto esatto cioè se dovete puntare a dei A puntate a dei A che vi ho elencato prima quelli sono dei A che sono effettivamente funzionali anche all'attuale meta ah, che poi ormai li avete quindi cioè beh, in realtà sono video che non cioè, ma non, non, li, non li usiamo veramente cioè non no è no che infatti, infatti c'è per dirvi no. io per, per, per sport porto guilti ma lo porto a 60 infatti se avete cosmato che l'altro deve mangiare e, e morì serva un cazzo gli altri che ho ad 80 li vedete li uso sì tetis non la uso l'ho usata per, per fare i link però misti jun Daedalus crystal e shuna ici soprattutto eh, li uso e eh, li uso pure volentieri però oh, il resto degli A sono inusabili. Cioè, ormai pure Isaac è inutile per chiunque tirarselo su perché IKRC non funzionerà più con lui. E non... è Guardate! Capisola. Solo il tempio quando dovete portare su Ya, sì. conta lo Star Il Tempio e i link. Poveraccia Cassandra. Non è mai stata utile. Ma... Eppure continuano a darci no, le però, sue shard. Però è nel link di pesci, inutile. Eh, ma sì. Per gli HP paradossalmente ci sono dei B più forti, quasi quasi. eh più utili sì. cioè Giganto è un po' la versione migliorata di Cassius parliamoci chiaro però senza, un... senza l'unica cosa che lo avrebbe reso giocabile capito la cazzata per chi eh, non lo sapesse Cassius se, non avver... se un vostro alleato è sotto una soglia di vita taunta cioè obbliga ad attaccare per la prima volta a lui no, ecco. fa... non taunta fa direction. esatto cioè, se... ah comunque è tipico Cassio Cascio è proprio nel link di Leone, quindi lasciate stare. Eh, eh, no, eh, no, eh, no, eh no, questo A disse. Port, <ride> <a> port Mission. <ride> quindi, raga, okay, allora, gli per tirarle le somme di questo video: noi non è che non vogliamo portare i video sui personaggi, è che potremmo forviarvi, uno, e due, non ne abbiamo nemmeno noi i mezzi. Cioè, non è che perché noi abbiamo l'account fatto così, vuol dire che abbiamo tutto, almeno. Vedete vedere il mio, l'avete visto? Non ce l'ho. Quindi portare un video su Giganto mi è impossibile, nello specifico, cioè farlo dei PvP. Ma a prescindere, non è che non lo userei perché, per esempio, ho dei PG migliori che possono fare il tank. È che il ruolo del tank in questo momento, in sto gioco, non esiste. Cioè voi portate Atena o Kiki o Giganon per dare energy portate 3 DPS e portate un controllo e portate fisso. Secondo se non è d'accordo. Chi non è d'accordo? Sirio? No, no, ormai per me è ritornato ad essere ingiocabile. Sirio, sì, infatti l'ho ributtato nel cestino. Troppi danni, troppo buff di lune, troppo, troppo tutto. Cioè, dovesse giocare Sirio con Giuno, come fa Dario, con Fiuco, mi rompe coglioni, la partita che dura poco. Però sì, è simpatico. Però il tank come figura, in questo momento, ha di nuovo perso abbastanza. Secondo me, in questo gioco tornerà come è sempre tornato. Basta dargli qualche altro buff alle resistenze qua e là. E si torna a giocare, però preferisco support utili come di Chishun, eh, preferisco Shion a quel punto che mi fanno sia da tank perché tanto reggono come le madonne nel caso di Shion muore e si è contento uguale e nel frattempo fanno qualcos'altro di utile. Sirio sì, ancora ancora però per dirvi è il re dei tank e il re dei tank viene usato poco e niente adesso di nuovo prima di tornato testa essere Gesù Cristo e sto gioco è particolare per quello investire su un personaggio soprattutto A è abbastanza complicato, tranne se per esempio prendete appunto un controllo sicuro come Andromeda un controllo sicuro come Crystal e ci fate il freeze intorno quelli sono personaggi, Ichi per fare le Ichi cose quelli sono personaggi che hanno un'utilità diversa, però ne hanno una l'unico A simpatico, però dovete bandare Hypnos e Raimi però è counterabile a livello inverosimili però ma è simpatico, cura più ha abbastanza cosa? cura poco cioè eh, in sì. un mondo dove c'è comunque un fiuco Oltre ovviamente ai, no? no ma infatti cioè, però se proprio è di quegli a un po spicy, un po più recenti che i raimi recente non è perché ormai c'avevano un anno di vita è raimi proprio però perché gli altri kais sì, in effetti infatti. hanno fatto un A ogni 4-5 mesi quindi anche loro non è che si stanno no infatti cioè, li mettono giusto per passare il tempo comunque raga questo era il video più che altro di chiarimento un po' delle cose perché ce l'avete chiesto noi lo facciamo la cosa che vi voglio dire è solamente non fate i vostri team in base agli a Ia ci sono degli A simpatici però usate i B e usate S. gli S. Ia è una categoria un po' bisfrattata serve solamente quel personaggio in quella comp punto, cioè ci sta un A in una comp e basta, se va bene se no per il resto sono meglio i B e qualcuno, tipo Dario in pv direbbe sono meglio i C visto che c'è Santori Priest però, per farvi capire come siamo ridotti con gli A da noi per oggi ragazzi direi che è tutto noi ci vediamo lunedì con un prossimo video sperando che sia quello di Shishima l'ho tirata così, siamo sicuri che non esce pure stavolta, e uscirà il Cinilo. Buonasera ragazzi, ciao ciao Ciao, ciao.